La ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video. Mi assicuro solo che stia registrando perché, come sapete, con Magico ho avuto un po' di problemi. No, dovrebbe registrare, speriamo. Allora, continuiamo subito nella nostra avventura. Campagna? Quello che ho notato è che quando si clicca su una cosa è lentissimo, una cosa assurda. All'inizio, quando bisogna premere il pulsante Start, c'ho tempo di cliccarlo tipo 50 volte prima che lo apra. Report to Avacyn. Non so chi sia questa tipa, ma il fatto che sia l'ultima missione della zona non mi piace. The Angel Avacyn congratulates you on your success, but the challenges to come will require more. If you can defeat her in a test of power, she will know you are up to the task. To the task. Task, task, task. To the task. Task. Quindi dobbiamo sconfiggerla per vedere, per dimostrarle che siamo forti abbastanza. Allora inizia lei, Avacyn. Ma no, questo fa schifo, no? Sì, tutte terre, no? Senti, scusa un attimo. Concedi. Sì. Scusa, se mi esce una a tutte creature e una a tutte mana, non posso mica giocare con una roba lì. Guarda che bel draghettino. Potrebbe essere utile tipo per fare una grigliata. Sapete, quando magari piove, un draghettino con una bella fiamma non sarebbe male. Ok, la smetto. Allora, riportiamo questa Avacyn. 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 Oh! Vedete quello di cui vi stavo parlando prima? Mannaggia, prima che prenda il mio click ci vogliono delle ere geologiche. Cioè, manco ce l'avessi in 4K, è in 720p questo affare qua. Cioè, poi non influisce neanche. Cioè, è un affare scrausino, non è che... Ho poco mana, no. Prendi uno nuovo. Ma non è molto meglio. Ma sì, dai, proviamoci. Dai, ragazzi, proviamoci. Allora iniziamo con quello. Ah no, giochiamo prima, no? Perfetto. E ho un trained caracal. Giusto per avere qualcosina sul tavolo, insomma. Ok, lei ha un bianco e c'era da aspettarselo un bianco, visto che ah, lei gioca. Lei ha quell'affare qua che non ho ancora inserito nel mazzo. Allora, gioco una carta foresta e metto... questo... No, questo è un incantesimo. Un istantaneo, cioè... metto questo, un missionario solitario, mi dà 4 vite. E un 2-1, va bene, dai. Ho bisogno di mana! I need your mana. Proviamo a spararlo in faccia questo? No, potrebbe esserci utile. O proviamo a spararglielo comunque. Male che vada, ne perdiamo uno a testa. E questo è lifelink, quindi dovrei guadagnare. No, aspetta, lifelink è quello che infliggo all'altro. Ma sì, dai, proviamo a toccare. No. Non facciamo cavolate, dai. Stiamo calmi, sereni, perché qua già non abbiamo un mazzo bellissimo e gioca un altro mana. Perfetto. Vedi, lei ce l'ha il mana, perché io no? Non lo so, guarda, c'ho la faccia tutta piena di erba. Vigilance, non mi piace questo che è Vigilance, Human Soldier, però un 2-1, niente di troppo grave. Io ho bisogno dei miei manini. Eccoli qua. Oh, bellissimo. Questo qua, l'Assault Griffin, ha bisogno di 3 e 1. Ok, quindi al prossimo giro posso giocarlo. Adesso non posso giocarlo, quindi continuo e passo il turno. Prossimo turno, tra l'altro, avrò anche abbastanza mana per fare tutto il fattibile. Speriamo che Avacyn non faccia un Avacyn, nel senso...
Oh, ma non so. Scusate, allora, io stanotte ho dormito davvero molto poco. E quindi, boh, sta giocando un sacco di carte. Ecco, che magari sarebbe meglio che non giocasse. Primal Hunt. Ah, Hexproof, non mi ricordo più cosa sia. Ah, ok, non possono prenderlo come oggetto di un attacco nemico. Ma io mi giocherei l'Assault Griffin. Per ora che... No, non mi conviene mandare in attacco perché sennò... Cioè lui è una molto forte, mi serve per la difesa, altrimenti rischio di prendermi più pizza di un forno a legna. Di nuovo, ma c'è solo dei Charben. Scusa, questo cosa fa? Ha Vigilance, ok. Quindi può attaccarmi e può anche difendersi. Va bene. Però, questo non è male, un altro Assault Griffin. Però questo è un 3-3. Cioè, io prima gioco questo, poi tanto il turno dopo posso giocarlo l'altro fricchettone là. E facciamo che attaccare con quello. No. Stiamo un po' calmi. Ah, l'ha sacrificato per avere un più uno fino a fine turno. Oddio. Tutte le creature che controlla prendono un più uno. Oh, Kaisersberg. Allora, tiriamo giù quello. E questo però muore. No, scusa un attimo. Titanic Growth. E prende più 4 fino alla fine del turno. Ma no, non ho mana per giocarlo. Mi prendo 6 pizze. E vabbè. È meglio che non perdere gente a caso. Intanto arrivo a 18. Adesso Avacin, vedi come ti concio per bene. Allora, adesso metto Resolute Archangel. Non posso giocarlo. Almeno uno glielo abbiamo tolto. Ok, abbiamo perso l'Hunt Beast, però... E adesso attacchiamo col grifone, scusa un attimo, eh. Perché non è giusto, Avacin. Cioè, nel senso, dobbiamo dimostrarti la nostra forza, però... Abbiamo un po' di pazienza, eh. Cioè, siamo appena scappati da gente che ci voleva... trasformare in zombie o in scheletro, berci il sangue... Così, proprio... 2-1, come lo fre... Ma scusa, ma questo posso bloccarlo col grifone? Sì, perché mi attacca con quello? Mi fa due... Ah, mi fa due danni. Me lo frega il grifone, eh? Me lo frega il grifone. Ma sentite, facciamo così. Tanto lui muore comunque. E in più mi prendo un punto con Lifelink, no? Eh sì, infatti. Ah, GG. Chi è quel... Oddio, un istantaneo per cui guadagna 7 vite. No, questo non mi piace, è Avacin. Vacci piano. Ho bisogno di mana. I need your mana. Questo posso usarlo, se non altro, dopo per cercare di fare qualcosa. Allora, adesso... Senti, un grifone glielo mandiamo in faccia. Perché? Non è possibile, non è un comportamento degno di te. Avacin, cioè nel senso, dobbiamo... Prenderci a pizze così l'un l'altro per provare che siamo bravi. Te lo dico io che sono bravo. Scusa, sono arrivato finora, fin qua. Sono mica un pezzente. Cos'ha adesso? Sì, guadagna 3 vite. GG. E cosa gioca ancora? Esilia una creatura che controlli. Quindi rimetti questa carta nel... Cosa è sotto il tuo controllo? Nel campo di battaglia sotto il tuo controllo. Non capisco cosa vuol dire. La esilia. E la rimette sotto il suo controllo. Cosa vuol dire? Ah, che ha preso oltre 3 vite in pratica. Piezze mied. Vabbè, non potrei fare così all'infinito, bel bambino.
Se mi attaccasse con tutti e due riesco a difendere? Sì, ma potrebbe giocarne un altro, quindi è meglio di no. Meglio attaccare solo con quello. Tanto non è grave. Prima o poi finirai questi trucchetti magici, eh? C'ho più mana di te, tra l'altro. Quindi sono il più meglio. Adesso vediamo, eh. Cosa vuoi fare? Cos'è stare a fare? Ma di nuovo, ma basta! Ma scusa un attimo, ma vuoi fare una partita infinita? 31 vite. Ma ti sembra decente? Posso giocarlo? 5, 2, 7? 4, 3, 7, oh. Sì. Però forse mi conviene giocarlo dopo, perché se no non posso usare il Titanic Growth se per caso ne avessi bisogno. Non dovrei aver bisogno del Titanic Growth. Però, ma sì, dai, giochiamo il Resolter Changel, dai. Che comunque è un 4-4 che non ci dispiace per niente. Se dovessimo beccare... Ah, mia, ho guadagnato una vita perché? Ah, sì. Ah, ma il Resolter Changel non è il nostro amico. Vabbè, io attacco con questo. E con questo, sì. Così adesso vediamo come ti diverti, a guadagnare 7 vite così a gratis. Adesso te ne tolgo 6 a gratis, ok? E al prossimo turno te ne tolgo altre. Sei contenta? Eh? Incapace. Vabbè, adesso poi mi prende... A botte mi sfascia come non so che cosa. Di nuovo! Ma c'ha tutte le carte uguali? Ma. Oh, un po' di fantasia! Fantasia! Originalità! Il Seraph of the Messes! Giochiamo anche qua. Giochiamo anche il Seraph of the Messes. Conferma. Così è un 6-6. E questo non è male un 6-6, insomma, cioè. Facciamo che attaccare con questo è un grifone? Ma perché no, io dico. Sette pizze in arrivo al binario Avacyn. E ti diverti ancora? Eh? Ti diverti ancora? Guadagni sette vite? Eh? Eh? Avacyn? Eh? Guadagnare sette vite? Tutti i giorni guadagnare sette vite? Artefatto, quando fai un'abilità bianca o un giochino a pianura, guadagni una vita. Perfetto. Tutti i giorni guadagnare vite, Avacyn. Io togliere vite molto più veloce di quanto tu poter immaginare. Adesso ho un 7-7, quindi... uno che prenda un più uno più uno. Not bad. A chi diamo un più uno più uno? Posso tipo fare questo un Uber Power? No, teniamo un grifone di difesa che sia Uber Power. O questo gli diamo più tocco. Se diamo più tocco a questo. Così posso attaccare anche con quello. Tanto vigilance. Riescono a tirarmelo giù? Dovrebbero intervenire tutti e tre. È meglio che non lo gioco comunque, senti. Attacchiamo con il Seraph of Messis. Seraph. Il nostro grifone. E perché no? Anche un altro grifone, dai. Ci sta? 13 pizze. Ti piace? Tutti i giorni guadagnare vite? Eh? Eh? Avacyn? Ti diverti ancora? Ti diverti? Guarda il mio Seraph of Messis. Ti diverti ancora? Bravo, mannaggia. Ridiamo insieme. Ha 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 ha. Che bello, tutti i giorni prendo vita, eh? Eh? Chi è questo ora? Un permanente, quindi anche una creatura può ridarmi. Ah, l'ha ripreso in mano quello? LOL. Allora, facciamo così. Bel bambino, io direi anche che possiamo salutarci, no? Fino alla fine del turno. Spariamo pizze.
Più pizze di un forno a legna, che dite? Questo a volare però, eh? 3-3. Sai cosa facciamo? Mio caro amico, vediamo cosa hai intenzione di fare ora. Assalto aereo all'attacco! Mi fermo a quello, buona idea. 3. 0. Meno 4. E quell'angelo là, ma vuoi vedere quanta vita gli rimane? Meno 8? Ti diverti ancora? Tutti i giorni guadagno vita! Mazzetes wins! Sì! Grandi ragazzi! Grandi! Splendida partita. Splendida. Your purchased cards has been added to your collection. Sì, ma aspetta, io voglio capire prima cosa è successo. Non voglio aprire questo, voglio. Vai un attimino, scusa. Voglio capire cosa è successo qua. Mi hai fatto vedere tutto troppo. Allora, sconfiggi Avacyn. Ok, ho guadagnato un achievement. Almeno non è un achievement che fa schifo, sto coso qua. Non ha una cosa brutto. Cioè, nel senso, vabbè. Prendi tutte le carte dalla campagna principale. It must be mine! Ma come, non ho mica finito la campagna principale? The Hoarder. Collect all cards from the main campaign. Ma scusa un attimo. Ah, questo è un achievement e questo è un title. Ok. Ah, quindi adesso posso chiamarmi Mazzetest di Hoarder. Vabbè. Adesso ho sbloccato Teros che sarà un rosso-blu. Boh, vedremo. Nel prossimo episodio vedremo. Apriamo questo booster. Questo fa. Allora, è un verde. Quando entra nel campo di battaglia, sei stato chiccato, distrugge un. Ok. Questo è nero, non mi serve, questo è nero, non mi serve, questo è nero, non mi serve. Mannaggia, tutte queste carte. Questo è blu, non mi serve. Bianco, eh. Ah, blocco una creatura in pratica. Non è male questo. Ditemi poi cosa ne pensate se è per caso da inserire nel mio deck. Non è male. 4 mana qualsiasi. Attacco ogni turno se possibile. Quando un'altra creatura muore. Ah, non si stappa. Si tappa solo se. Si stappa solo quando muore una creatura. Non mi piace tantissimo questa cosa. Un artefatto indistruttibile. La creatura prende un più 2 più 0. Ok. Questo è un rosso, non mi serve. Questo è un bianco. È un neutro. È una creatura leggendaria, wow. Quando giochi Kozilek, prendi 4 carte. Annihilator 4, non so cosa sia. Quando. Ah, è l'abilità, si chiama Annihilator, costa 4 mana. Ah, ok, posso riprendere le carte dal cimitero e rimetterle nel mazzo. O quelle in mano, non ho capito. Però un 12-12, vabbè, ma 10 di mana quando Kaiser li prende 10 di mana, scusa. È una bestia però, vabbè, continua. Io ero qua, apriamo anche questo booster. Allora. Gather Courage, un istantaneo verde. Una creatura prende più 2 fino alla fine del turno, non mi interessa granché. Questo è rosso, questo è nero.
nero, blu, bianco. A volare, quando entro il campo di battaglia puoi cercare nella tua libreria tre carte chiamate squadrone e metterle nella tua mano. Ah, rosso non mi serve, nero, bianco. Questa era quella carina che c'era, vabbè. Un'altra creatura bianca che controlli prende un più uno più uno. Un'altra creatura bianca che controlli guadagna vigilanza fino alla fine del turno. Non è che mi ispiri granché, eh? Ah no, other white creatures you control get più uno, tutte quelle che ho. Oh, non potrei, non sarebbe male questo, anche se non più due, più due. Una carta di equipaggiamento. No, non mi interessa quell'altra invece. Having tested you and found you worthy, everything gives you a new clue to Garruk's whereabouts. A coin he dropped. You recognize it as being from the polis of Meletis on a world known as Theras. One of the city's oracles might be able to tell you more. Vabbè, comunque, allora, quindi chiudiamo qui questo video. Abbiamo sbloccato che cosa? Hydra Attack, cosa sta a fare? Ah, ok, l'inizio di del coso successivo. Ah, e qua però possiamo esplorarlo subito? Oh, perché adesso dovremmo anche poter iniziare, poter esplorare in Intrad, quello che era, no? In Istrad. Questo è già un aspetto più carino. Questo fa è tutto nero. Però là. Cioè, fin con i neri il nostro tattica con volare ha sempre funzionato bene. Però rischio che nei prossimi avversari ci sia qualcosa che non vada bene. Questo è per esplorare, perfetto. Credo che si possano guadagnare delle carte esplorando qua. Allora, detto fatto, io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al mio canale. Se volete restare aggiornati, carico un discreto numero di video e sono anche dei video che curo con tutto il tempo che riesco a dedicarci. Potete trovarmi anche su Facebook, il link alla pagina è in descrizione. Lasciate un commento, soprattutto per i consigli di deck e di creature, insomma, di tattiche da utilizzare, visto che io non sono bravissimo di Magic. Ci vediamo noi col prossimo video, domani con Mindtest se siete interessati, oppure se volete guardare il prossimo episodio di Magic, ci vediamo la settimana prossima, sempre di venerdì. Ciao a tutti!